Voi date per scontato che lui farà più baschi di me, ma chi lo dice? Ma come cacchio fai? Io non riesco neanche a parlare. Così voglio. Non è finito. Solo io sto bevendo. Sono qui insieme a Simone Barlam, che avrete sicuramente riconosciuto perché è apparso sul mio canale in una sfida di disegno. Papà, la nonna è cattiva, zitto e mangia, che abbiamo solo quella. O forse perché è 13 volte campione del mondo di nuoto. Forse. Forse, anche quello diciamo che aiuta. E siamo qui alla Acquamore Bocconi Sports Center, che ringraziamo che ci dà questa bellissima location che sfrutteremo per una sfida di disegno, per darti la rivincita che non hai avuto nello scorso video. In realtà Rick vuole umiliarmi perché siamo arrivati troppo al photo finish e vuole proprio umiliarmi anche nel mio ambiente. Cioè, ora che siamo nel tuo ambiente verrò io umiliato sicuramente. Quindi iniziamo. Chi sarà il vero campione? Chi rimarrà a galla? I nuotatori, per fare aderenza agli occhialini, farli aderire bene agli occhi, ogni volta li mettiamo, facciamo le facce stupide qua. Davvero? Voglio provarci anch'io. Senti più aderenza. Ah, è freddissima. Vediamo se sono ancora come si fa. Guarda, lui è già partito. Ora voglio fare anch'io il tuffo. Guarda come si fa. Vai, a posto. Splasso. Sei alta. Sei pronto? Pronto, io sono nato e poi sono diventato pronto. Sono fogli normali, sì. Sembrano fogli normali, ma prova a strapparlo. Prova a strapparlo. Dio. Ti ho portato degli speciali fogli fatti di roccia per fare in modo che non si distruggano dentro l'acqua e che siano ultra resistenti, su cui andremo a disegnare con delle matite. Questo è il livello dei disegni sul mio canale. Sono Richard HTT e faccio arte su YouTube. Prima manche. Il tema della sfida di questa manche sarà posti strani dove fare apnea. E noi dovremo fare questo disegno su questo tema in apnea. Abbiamo 10 minuti e possiamo farlo soltanto trattenendo il respiro. Mamma mia, mi scaldo. Matita, grazie. Hai mai disegnato sott'acqua? No. Neanch'io, vediamo com'è. 10 minuti. A partire da ora. Buona fortuna, sportività, prima di tutto. Quelli che la casa pensa sia semplice, è molto più difficile del previsto. Lo dice un campione mondiale. Scusa, quanto manca? 5 minuti tipo. 5 minuti. Come? 4. No. 3. Oddio. 2. Sta finendo. 1. Stop. No. Finalmente è finita. Cosa hai fatto? Non ho finito lo sfondo. Vieni, vieni qua, vieni qua. Sto iniziando ad avere freddo. Come posto insolito ho pensato al salotto. E ho detto, dove puoi fare apnea nel salotto? Se non nella vasca d'acquario del tuo pesce. Fai vedere. Che non ho completato il salotto. No, è bellissimo. Cacchio, ma tu ti sei impegnato tantissimo. Bisogna competere con l'obiettivo di vincere. Cioè, ma mi piace veramente un sacco. Allora, tu invece cosa hai fatto? Io ho pensato, qual è un posto insolito dove poter fare apnea? Dentro un vulcano. Posso dire, è molto insolito. Quindi ho fatto il vulcano che erutta e c'è questo bambino. Quelle cose che impari solo da piccolo. No, il tuo mi piaceva un sacco. Io ho avuto un sacco di problemi a, specialmente a fare le righe lunghe, perché il foglio si muoveva, non riuscivo ad appoggiarlo. Il vulcano è stupendo, cioè l'idea non può ridere. Si partono i commenti. Allora, quello di Simone mi piace perché è realistico. Le linee tonde, tutto il resto veramente figo. Che è un salotto non l'avrei capito, l'ho capito solo grazie al suo commento. Voto il suo perché il tuo è molto dettagliato, però il bambino messo lì un po' così, non so, mi sa, ti buttato lì. Per i miei fans. Anche a me piace molto quello di Simone, è molto divertente, ma poi ha fatto molto bene oltretutto anche il personaggio. Mi piace che c'è questo effetto palombaro col pesce dentro la palla e lui con quello sguardo strano. Il tuo mi fa molto ridere, solo che è un bambino dentro la lava. Ho perso perché ho fatto un bambino. Mi sta già asfaltando. Si vede che siamo nel tuo territorio. 2-0.
Comunque, questi due fogli immacolati, si disegna veramente bene sott'acqua. Seconda manche. Il tema per la prossima sfida saranno i tuffi non convenzionali. Noi disegneremo qui a bordo piscina, ma in qualsiasi momento Kama e Davide potranno interromperci e dirci di fare un tuffo ispirato ad una parola che diranno. Oddio! Esatto, diranno tipo tuffo a canguro. Noi dobbiamo fare tuffo a canguro. Difficilissimo così, ragazzi. Cioè, esatto. Uno peggio dell'altro. Come sempre abbiamo 10 minuti. Ma allora, Rick, fa una cosa. Prima di iniziare a disegnare, fai un tuffo. Sai che ci sei. Un bel tuffo a rododendro. Che cacchio è un rododendro? È una pianta. Ok, allora... Non so come farò a disegnare. Io sono carico, ma non so cosa disegnare. Non problemi. Da casa, datemi l'energia, le idee, la forza. 3, 2, 1, via. Timer partito. Il primo tuffo io lo farei fare. Una Simone che non ha fatto il tuffo speciale. Che tuffo devo fare? Il tuo tuffo sarà con la posa di lodare il sole. Con la posa? Allora, devo lodare il sole. Lodo il sole. Lodo il sole. E mi appoggio. Mi hai dato una schienata. Ho sentito proprio splat. Dato che non vogliamo dare troppo vantaggio a Riccardo, tuffettino, tuffo a cornetto. A cornetto. Tuffo a cornetto. Allora, questo è gelato. Ma abbiamo solo un tuffo e siamo già a 4 minuti e 20. Abbiamo un tuffo test, Allora, come hai messo lì? Mi sembra un po' in vantaggio. Come sono un po' in vantaggio? Parte in vantaggio, ma mi sembra sia un po' infreddolito. Sbrigatevi. Fare un tuffetto per riscaldarsi. Tuffo a che? Fosbury. E Fosbury è il salto in alto con la schiena. Devi girarti e tuffarti di schiena. Cosa? Oh cacchio, ma così muoio. Se lo fai sei un eroe. Vado, oddio, oddio, vai. Ce l'ho fatta. Questo conta nei punteggi, l'ho fatto. Fossi un giudice gli avrei già segnato. Ora che se ne frega del disegno, devo vincerla sta mancia. Mamma mia ragazzi. Ma dai, a un minuto direi che un tuffetto anche Simone lo può fare. Ma va, non ne ha fatto nessuno. Che tuffetto devo fare? Ma fatto... Che tuffo devo fare ragazzi? Il tuffo del marpione. Il tuffo del marpione. Io patteggiare. Che belle donzelle. Sono tutte mie, arrivo. Era il tuffo del viscido marpione. Esatto, sono lì, il viscido del marpione. Amici da casa. Timer finito. Stop. Com'è andata? Malissimo. Io non riesco neanche più a parlare. Dato che questi li chiamano blocchi, ho detto sostituiamo il blocco con un altro blocco. Perciò ho disegnato Super Mario che si tuffa da un blocco. Super Mario? Ma è bellissimo. Ma tu mi sorprendi sempre, cavolo. Non hai avambracci. Esatto. Volevo metterlo che si tuffava con le braccia davanti. Però ho detto, vabbè, lo faccio con le mani conserte dietro la schiena, mo' di un marello, e così che non devo preoccuparmi. Però sembra che sia amputato senza braccia. Però io ho pensato tuffi non convenzionali. E quindi ho pensato tuffi in luoghi non convenzionali. Quindi, e il mio è molto semplice in realtà. Oddio, cos'è? Una bocca? È una ragazza che si tuffa in un'enorme gigantesca bocca. È un tuffo non convenzionale. E quindi non so se hai qualcosa da dire. Parto io, vediamo. Brigati a dare punteggio. Tieni in considerazione anche i tuffi. Quello di Simone ha la prospettiva, quello di Riccardo ha il movimento. Sì, è vero, è vero. Non so perché ci sia Super Mario amputato. No, dai, allora do un punto a Rick perché quello di Simone mi sembra che si stia tuffando normalmente. Però il disegno è più bello. Il disegno è più bello perché sta sul cubo, che è un dettaglio. Quello di Riccardo è bello e il Fosbury comunque mi ha stupito. 2-2. 2-2. Fosbury mi ha avvantaggiato. L'importante è capire che se sto vincendo non è per come ho disegnato, ma per come mi sono tuffato. Grazie a voi. Terza manche. La prossima sfida è ispirata a uno dei peggiori nuotatori della storia del cinema, Jack del Titanic. Ah, ok. Quindi prenderemo delle tavolette, dovremo metterci uno di fronte all'altro e appoggiati alla nostra tavoletta disegnare il ritratto dell'altro, esattamente come nel Titanic. Ti disegnerò come una delle mie ragazze francesi. Esatto. Dovete essere nudo integrale però. Certo. E siamo 2-2, quindi è un pareggio per ora. Battuta. Iniziamo. Tre, due, uno, via. Non ho un appoggio. Andiamo, un Simone concentratissimo. Ragazzi, siamo 2-2, non si può mollare niente. Nessuno ha detto che non posso dargli fastidio.
Mi raccomando, non dimenticate il cuore dell'oceano. Idea! Simone ha avuto un lampo di genio a 1:50 dal termine. Cosa stai facendo? Sto cantando. Stai cantando. Celine Dion. 4, 3, 2, 1, stop! No, affondata. Ora ho paura perché questo non è un disegno qualsiasi, è un disegno che mi raffigura. Sei tu, però potresti sembrare un giamaicano con un cappellone di rasta, che sono solo rasta, però... Infreddolito come sei adesso. Ma un casino di dettagli. Che gamma mi ha detto, ricordatevi l'amuleto, là ho detto, è giusto, siamo al Polo Nord, al Titanic, l'orso polare brutto. Non ho una cuffia, ho un turbante. Cioè esatto, voglio far vedere che ha tanti capelli, però così. Effettivamente sono proprio io mentre tremo. Ma tu stai giocando tutto sui dettagli. I dettagli sono ciò che contano. Sono veramente molto contento di questo disegno. E sono molto curioso di vedere il tuo invece. Io ho rappresentato non Simone Barlam, ma l'idea che io ho di Simone Barlam. L'essenza di Simone Barlam. Quindi intanto 4 metri di spalle. 4 metri di spalle e la testa piccolissima. E una serie di affermazioni. Il Titanic è affondato schiantando su di me. Ma è bellissimo. Se pensi che abbia le spalle larghe perché non hai visto sotto il costume. Oppure mi chiamano metro quadrato. A parte che sembra un personaggio di JoJo. Ma è stupendo, questo me lo faccio incorniciare, cioè. Lo sguardo confident, nel senso che ha appena affondato il Titanic. E c'è lui che, una passeggiata. Se lui fosse stato al posto di Jack, non sarebbe affondato. Ce la sarebbe fatta a nuoto fino alla terraferma. Bellissimo, no, stupendo. Cavolo, anche questa volta Riccardo per la simpatia. Ma il disegno di Simone ti ha fatto un ritratto veramente dettagliato e verosimile. Quindi il mio punto va a Simone. Ok. Super complicato perché gli approcci sono totalmente diversi. Lui è andato sui dettagli, però quello di Simone io lo voto perché sei proprio tu. Nel tuo invece è più un gioco concettuale. Il suo tra i dettagli e tutto il resto è quello che voto. 4-2. A questo punto il miglior risultato di Riccardo potrebbe essere solo un pareggio. No, perché l'ultima manche è particolare. Lo scopriremo subito. Quest'ultima manche è pericolosa. È vero che stai vincendo, ma potrebbe permettermi di ribaltare la situazione. Ma giochiamo totalmente sul tuo territorio. In che cosa consiste? Il tema della sfida è la fauna marina. Quindi dovremo disegnare tutti gli animali della fauna marina che ci ricordiamo. Metteremo qui a bordo piscina dei fogli e noi dovremo fare una vasca andata e una vasca ritorno per poter disegnare sul foglio. Dopo aver finito un disegno dovremo fare un'altra vasca andata, un'altra vasca ritorno per poter fare il secondo disegno e così via e così via. Ogni coppia di vasche possiamo fare un terzo, un quarto, un quinto disegno e alla fine prenderemo dei punti in base a tutto quello che avremo disegnato. Ah, bellissimo! E quindi io devo giocarmela sul, non lo so, la qualità. Allora. Ma io guardate che spalle. Voi date per scontato che lui farà più vasche di me, ma chi lo dice? Chi lo dice? È la mia testa questa. Quindi iniziamo. The Last Dance. Dovremo partire esattamente come nelle gare ufficiali. Quindi come l'unica cosa che voglio vedere, perché tanto so che poi mi asfalterà, ma almeno nella prima, nell'andata e nel ritorno, ci metterò tutto me stesso per vedere se riesco a batterlo anche solo una volta. Sto sfidando un campione mondiale di nuoto. A nuoto. A nuoto. E perderò sia a nuoto che nel disegno, no. Pronti? A posto? Via! Anche Riccardo ci è arrivato. Ok, adesso gli sta dando mezza vasca di vantaggio. Mi sono scaldato. Va che all'andata c'era vicino, Ho sentito il fiato sul collo. Asfaltato proprio. Devi sapere che da piccolo gli animali marini erano il mio forte, la mia passione. Io non riesco neanche a parlarti. Io ho fatto. No. Gioco sulla quantità. No. Maledetto. Mannaggia Riccardo, adesso lo devo andare a prendere. Vuole mettermi pressione. Ma io sono pronto. Mannaggia, adesso lo devo recuperare. Simone è partito 10 minuti dopo. Oddio. Ci siamo ragazzi. Ma come cacchio fai? Sei già qua. Riccardo fa disegni più semplici possibili, più rapidi possibili, perché sa che deve puntare sulla rapidità di esecuzione del disegno. Ragazzi, dato che sono uno sportivo, farò questo 50 metri a delfino per mettermi un po' in difficoltà.
Cioè, si è fatto metà vasca praticamente sott'acqua, va bene. E cosa posso disegnare? Mi sembra che Rick stia un po' accusando. Almeno non fa freddo, sbaglio. Ma sta pure disegnando bene. La fauna marina, l'ho detto. E dorso sì. No. Altra metà vasca di dorso, sott'acqua, va bene. Oh mio Dio. Simone è già tornato. Disegno numero 4. Non è finito. È già andato via. Ma che cacchio. Tranquillo, tra 2 secondi torna. Eccolo qua. Bentornato. Grazie, quanto tempo. Quanto tempo manca, ragazzi? 2 minuti e 10. Ce la posso fare. Cosa facciamo? Così. Niente. Ma lui non è ancora partito, vero? Tra poco deve ripartire ancora. Mancano 20 secondi. Cosa? E stop al tempo. Ah, sono refreshing. Oh, allora, setto di mano post competizione. Non riuscivo né a disegnare né a nuotare a un certo punto. Non posso né scendere né salire. Ma vai più veloce in acqua che fuori, sì. Allora, tu ce l'hai i disegni? Ce li ho. Quanti sono? 6. Come Iorio che ha vinto gli ultimi mondiali. Già so come potrebbe andare a finire questo video. Però cimentarsi in cose al di fuori della propria comfort zone. Allora, vediamo il primo disegno che abbiamo fatto. Mi verrebbe anche da dire che ne so, che man mano che sono andato avanti con la sfida ho fatto disegni sempre peggiori, ma in realtà già dal primo no, peccato proprio di bravura. Fammi io mi sono tu. Proprio impegnato. Madonna! Sono... Io l'ho detto, ragazzi. Madonna! Gli animali marini è il mio campo, mi spiace. Ma... Vabbè. Il suo è realistico, il mio è fatto col mio stile. A chi date un punto? Dobbiamo dirlo, forza. Simone. Un punto per me. Vabbè, 5-2. Ma potrei recuperare. Anche. Secondo disegno. Dai. Vabbè. Diciamo che l'acqua, abbiamo capito, per Rick è un po' la sua criptonite, il suo tallone da kill. Sì, mettiamola così. Io ho fatto sempre un animale grosso, un cetaceo un po' brutto, una balena storto. Questo è il secondo disegno. Allora che dite, ho recuperato? Ha fatto lo sfondo però, Rick. Io voto Riccardo. Voti me? Giusto, giusto, lo accetto. 5-3, grazie. Guarda com'è. Terzo disegno. Dopo il mio 50 delfino. Vabbè, hai fatto pure il becchetto. Ho fatto anche la cosa di inchiostro che è accaduto sotto. Ah, credevo fosse il tentacolo dietro. Il tentacolo dietro. Ci ho messo un po' di prospettiva e tridimensionalità. Cavolo, questo è difficile. La piovra è molto bella. Perché ha un becco? Perché c'ha il becco la piovra. Sai che ce l'ha sotto i tentacoli, però c'ha il becco la piovra. Interpretazione. Per complessità di quel delfino di Simone, è più difficile disegnare un delfino di una piovra. Piovra c'ha tutti 6-3. 6-3. Allora, ragazzi, siamo vicini, mi pare. Sai qual è la cosa bella? Che poi io ho disegnato un delfino. No. È un boomerang. Però ricordiamolo che qui avevo fatto 8 vasche. Io invece ho disegnato il Marlin, pesce spada, quello pesciolino. Simone. Sei sicuro? Non vuoi vedere i dettagli? 7-3. E questo è il mio ultimo disegno. Già sapevo come andava a finire, quindi ho fatto una stella che dice: hai perso? Povera stella. È un pesce palla normalissimo. Dico Riccardo solo perché ha fatto ridere. Tu hai finito i disegni? Fammi vedere gli altri tuoi. Io l'ho fatto un orca con un pinguino. Cosa ci fa un pinguino sott'acqua? Vediamo, c'è un pinguino? È andato fuori tema. Dobbiamo togliere i 10 punti. È l'orca che salta verso la preda, sì, salta fuori dall'iceberg del Titanic della manche precedente. Chi vota per togliergli 10 punti? Voi che dite, ragazzi? Ho vinto. Aspetta, vado come nelle migliori gare. Esulto sulla corsia. Il vincitore del canale di Michele KTT. Mi sa che non ho vinto. Il vero segreto per vincere è lo stile. Lo stile non va a pile.